Nuova incursione dei vandali all'asilo nido Caravella di Via Giussani a Rebbio. Sembra impossibile, eppure a poche ore dal raid compiuto nel weekend e dal conseguente sopralluogo di forze dell'ordine, tecnici e assessori comunali, stanotte qualcuno ha forzato un'altra porta secondaria ed è entrato in una stanza ad uso del personale. Non si riesce a quantificare quante persone possano essersi introdotte. È stato messo sottosopra il locale spogliatoio, sono stati portati via alcuni indumenti e poi sono stati radunati i tappetoni e cuscini per dormire. Stamattina all'apertura i primi dipendenti del nido si sono accorti che qualcosa non andava e hanno notato una porta spalancata e i giacigli improvvisati. Subito è intervenuta la polizia per i rilievi. Fortunatamente non sono stati visitati tutti i locali per i bambini, se non la sezione lattanti che questa mattina è stata disinfettata e ripulita e tornerà pienamente disponibile da domani. L'attività dell'asilo non ha subito interruzioni. Il nido, lo ricordiamo, è stato riaperto proprio stamattina. Ieri si era reso necessario interrompere il servizio per ripulire e igienizzare la struttura dopo l'incursione dei vandali del weekend precedente. In quel caso avevano sparso rifiuti e fatto danni un po' ovunque. Sono state rotte diverse uova a terra e sui mobili. Sul pavimento il personale ha trovato bucce di banana e altri rifiuti. Ieri mancavano all'appello due macchine fotografiche e le monete all'interno della macchinetta del caffè scassinata. Da una prima ricostruzione sembra che i due fatti non siano collegati. L'episodio di stanotte potrebbe coinvolgere uno o più senzatetto entrati nella struttura di Via Giussani per trovare riparo. Dall'asilo non sarebbe stato portato via nulla e non è stato rotto nulla se non la portafinestra sul retro forzata per entrare. Sgomenti i genitori che non riescono a credere a quanto accaduto, senza parole il personale, a partire dalla direttrice Anna Domignoni. Dopo stanotte salgono a 5 le incursioni al nido da giugno a oggi. Soltanto ieri mattina erano stati annunciati provvedimenti urgenti da Palazzo Cernezzi. Una prima opzione sembrava essere l'installazione di una o più telecamere. L'intervento diventa ancora più urgente, visto che la struttura è facile da penetrare, ha detto oggi Amelia Locatelli, assessore agli asili nido del comune di Como. I tecnici intanto stanno valutando di sostituire gli infissi con altri ancora più resistenti.